Buongiorno a tutti, benvenuti su Scudore. Oggi vi propongo una casa in bifamiliare composta da ingresso living salone, cucina abitabile, due camere da letto, doppi servizi più una bellissima taverna con terrazzo, giardini, terreno e posti auto. Ecco, stiamo visionando adesso il salone ed entriamo a vedere la cucina abitabile. La particolarità di questa casa è che si tuffa sul mare, ha una vista veramente molto molto bella su tutta Moneglia in pratica. La cucina, come vedete, è abitabile, la casa è stata totalmente ristrutturata a nuovo, impianti elettrici, tubazioni, è stata totalmente ripristinata. Ecco, qui ci tuffiamo verso il mare e proseguiamo, diamo ancora una carrellata su questo salone, andiamo a visionare una delle camere da letto, molto luminose perché sono tutte con doppia finestra, come anche la cucina. Ci troviamo sopra Moneglia. La vista è veramente magnifica. Siamo nella zona del Bracco, per essere più precisi. Abbiamo il riscaldamento ovviamente autonomo, abbiamo anche la stufa a pellet e proseguiamo nella seconda camera da letto. Adesso andiamo a visionare i bagni, ne abbiamo due, una è una stanza da bagno con vasca, c'è la vasca e c'è anche la doccia, perché è veramente un bagno molto grande. L'altro bagno, un po' più piccolino, che funge anche da lavanderia, con un piccolo ripostiglio. E andiamo adesso invece a visionare la parte esterna. Ecco, usciamo, qui abbiamo più posti auto, abbiamo bensì tre posti auto, e scendiamo giù dove abbiamo un terreno molto grande, dei terrazzati, sempre con una magnifica vista, e qua sotto abbiamo sia un bagno, dove c'è anche una doccia, e una taverna. Proseguiamo guardando anche il terreno, che è molto grande, si estende fino giù in fondo e prosegue. Adesso qui non riesco a descriverlo, ma è veramente molto molto grande, anche dopo gli alberi continua il terreno, anche dopo questa tettoia che abbiamo di fronte a noi, che è sempre di proprietà, Qui è bellissimo mangiare, fare delle feste, tuffandosi verso il mare. Ricordo, siamo sul Bracco e la vista è su Moneglia. Ecco, questa è la taverna di cui vi parlavo, che comunque ha la sua finestra. Siamo al piano terra, dove abbiamo la possibilità anche di avere un camino. Qui hanno messo la stufa, ma c'è il camino.
è un posto magnifico dove fare le feste, per poi lasciare anche tutto sporco, per poi magari rimettere a posto tutto il giorno dopo. Quindi per un Capodanno, Natale, feste di compleanno è il posto ideale, con uno sfogo esterno meraviglioso. E qui abbiamo anche un piccolo magazzino dove poter fare i lavori, insomma, sia per il giardino che per la casa. Sulla nostra destra, come dicevo prima, c'è un bagno con doccia completo. E con questo noi abbiamo terminato questo video. Io vi ringrazio e alla prossima.